Allora, il riconoscimento DOP della Moecca. Ci abbiamo lavorato da qualche mese per portare avanti appunto questa proposta. Abbiamo fatto sinergia partendo nel riuscire a recuperare tutta la documentazione che serve appunto per riconoscere questo importante certificato. Adesso ci sono gli ultimi passaggi con l'università. E grazie anche al contributo della Fondazione Pesca, partendo appunto con contributo della Regione attraverso l'ente strumentale di Veneto Agricoltura, che ha creduto fin dall'inizio sulla proposta appunto di riconoscere e dare un certificato alla Moecca. La Moecca, tra l'altro, è un prodotto delle nostre lagune, è solo nella nostra laguna veneta e dunque a maggior ragione ha tutte le caratteristiche per poterla riconoscere e difenderla poi a sua volta da possibili intromissioni di altre specie. Faccio un esempio soltanto al granchio blu. Il granchio blu anche lui si trasforma in Moecca, però è ovvio che se sul piatto cominciano ad arrivare i granchi blu trasformati in Moecca, capisci che il prodotto è ben diverso rispetto a quella tradizionale e anche e soprattutto serve a tutelare il prodotto, ma al tempo stesso tutelare anche quei pochi lavoratori, pescatori, moecanti che fanno ancora questo tipo di mestiere. E dunque, a maggior ragione, l'idea, il pensiero è partito proprio da questo, di voler tutelare questa piccola categoria, ma fondamentale, importante, e da lì abbiamo cominciato tutta una trafila di riunioni a chi ne ha più ne metta, però siamo arrivati a un bellissimo momento in cui avremo la possibilità di farlo riconoscere a livello nazionale e a livello internazionale, proprio un marchio DOP a tutela di questo prodotto unico, eccellente delle nostre tradizioni e soprattutto del nostro territorio. Ecco, ricordiamo l'importanza anche del turismo enogastronomico, eccellenze che ci sono in Veneto, in particolare nella laguna, sono ormai riconosciute tutto il mondo, quindi la sua iniziativa È speriamo. un'iniziativa che è partita appunto proprio da qua, dal sottoscritto, ma ovviamente condivisa con la Regione, condivisa con l'Agricoltura, con la Fondazione Pesca che ci ha creduto e ha contribuito nel portare avanti e fare sinergia con l'università, insomma tutti quegli enti, tutti quei attori, diciamo così, che poi dopo stanno e dovranno appunto portare avanti questo progetto. Io credo che nel 2025 avremo veramente anche un ritorno importante su questo, un riconoscimento che va in questa direzione, a tutela di questo, diciamo, questa nicchia di prodotto che abbiamo solo noi nella nostra laguna veneta, da nord a sud.